Siamo alla vigilia della discussione sul nuovo piano dei rifiuti che tante tensioni sta creando anche in questi ultimi giorni. La riunione della commissione di martedì scorso è stata aggiornata la nuova settimana, ma cosa c'è dentro questo piano che è anche un piano dell'economia circolare? Cercheremo in sintesi di spiegarlo. Di certo è un documento molto atteso da tempo e che ora inevitabilmente risente di alcune novità intervenute in questi stessi ultimi giorni. Un'altra situazione difficile in Mugello, dopo l'alluvione di maggio, c'è stato anche il forte terremoto di lunedì scorso, seguito da decine di scosse di assestamento. Tutte le istituzioni regionali si sono attivate per dare risposte efficaci. Per fortuna i danni sono limitati e non ci sono stati né feriti né vittime. Già dopo le frane di qualche settimana fa, il Consiglio regionale aveva assicurato vicinanza e sostegno alle popolazioni colpite. Torneremo su alcuni temi emersi durante l'ultima seduta e approfondiremo poi il lavoro delle commissioni. Inoltre parleremo del fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale, è un archivio ricchissimo, tra i più importanti al mondo, che diventa ancora più accessibile con il volume presentato alla Biblioteca Pietro Leopoldo. È molto atteso ormai da anni il piano dei rifiuti della Regione Toscana, adesso il Consiglio regionale dovrà adottarlo formalmente. L'assessora Monni e il presidente Giani in più occasioni hanno ribadito le scelte che lo qualificano di più. Il primo punto è la riduzione del conferimento in discarica, che oggi supera ancora il 30%. Attraverso un avviso pubblico sono stati individuati 18 nuovi impianti. Le proposte iniziali, diceva la stessa Monni un anno fa, erano state 32. Nell'attesa ci sarà una fase di transizione che continuerà a prevedere l'impiego di alcuni degli impianti esistenti. Alcune cose però sono cambiate, come lo stop ufficializzato da Alia proprio in questi giorni al nuovo impianto che era previsto a Empoli. E poi ci sono altre situazioni legate alla multi-utility, con al centro sempre la società Alia, e c'è la volontà politica in seno ad una parte della stessa maggioranza di ridiscutere il no ai nuovi termovalorizzatori. Quelli esistenti per ora restano in funzione. Torna così a galla anche la possibilità di realizzarne uno a Case Passerini, nel comune di Sesto Fiorentino, che naturalmente non è previsto nella proposta del piano. Insomma, per un tema così importante non mancano le polemiche che agitano la maggioranza, mentre le opposizioni attaccano e chiedono risposte veloci e scelte efficaci per il futuro. Naturalmente le commissioni nell'ultima settimana hanno lavorato anche su altri temi e noi partiamo dalla sanità. Nella terza commissione, infatti, il presidente della Giunta Giani ha illustrato una proposta di legge di iniziativa regionale rivolta al Parlamento per innalzare il finanziamento complessivo del servizio sanitario al 7,5% del PIL. La commissione a maggioranza su questo ha detto sì, così come ha approvato il bilancio dell'Agenzia regionale di sanità, l'ARS, che ammonta a circa 2,7 milioni di euro. Di questi l'80% viene impiegato per le spese per il personale, il 12% per immobili e attrezzature, il 5% per il funzionamento degli organi dell'agenzia. La stessa commissione ha designato anche i tre componenti dell'Osservatorio regionale sul fenomeno della dipendenza da gioco. Sono i consiglieri Silvia Noferi, Anna Paris e Andrea Vannucci. Quest'ultimo è stato indicato per la carica di presidente. Per i componenti scelti tra gli esperti sono stati indicati i nomi di Arcangelo Alfano, Sabrina Molinari e Franca Tani. Durante la seduta Giani ha annunciato anche un nome per la direzione dell'azienda USL Toscana Centro ed è quello di Valerio Mari, attualmente un dirigente interno. La commissione istituzionale per le aree interne invece ha discusso del progetto, già finanziato dalla Regione, di una nuova funivia tra Doganaccia e Corno alle Scale sull'Appennino tra Toscana ed Emilia. Sono stati ascoltati gli esponenti del Comitato del No. A proposito di territorio, potrebbero fondersi presto i comuni di Peccioli e Laiatico. I due sindaci sono stati ascoltati adesso nella Commissione Affari Istituzionali. Ci dovrà essere il referendum e si tratta comunque della prima richiesta di fusione tra comuni in questa legislatura regionale. Nella prossima seduta del Consiglio, dopo il passaggio nella Commissione Controllo, sarà anche discusso e votato il bilancio consolidato della Regione. C'è una novità che riguarda il Consiglio regionale. Il consigliere Maurizio Sguanci, che aveva annunciato il suo passaggio al gruppo di Forza Italia provenendo da Italia Viva, adesso torna indietro e torna nel gruppo di Italia Viva, almeno questo è l'annuncio che ha fatto nelle ultime ore. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale si era parlato anche di lavoro.
con la proposta per un salario minimo nel nostro sito e in quello del Consiglio regionale ci sono ancora le nostre interviste realizzate sul tema, ma era stato discusso e alla fine approvato anche il bilancio 2022 dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'ARTI. L'utile di esercizio è stato di 14,3 milioni. L'atto è illustrato dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico che insiste su un aspetto che va al di là dei numeri. È stata l'occasione importante per ribadire quello che è il lavoro di questo ultimo anno e quindi lo scatto anche di ARTI nel delicato e importantissimo ruolo nella formazione e nell'occupazione delle persone che cercano lavoro in Toscana. Quindi abbiamo ribadito, come fu fatto in commissione con la direttrice e con tutti gli uffici, quali sono i nuovi punti e anche l'utilizzo dei fondi nazionali, tanti che sono arrivati in questa regione, e l'animazione sui territori attraverso i centri per l'impiego con l'importante incrocio fra imprese e coloro che cercano il lavoro. Quindi andando sui territori e cercando su ogni specificità di ogni singolo territorio di incrociare la domanda e l'offerta. Insieme a questo ci sono altri temi, quindi la parte dedicata alle persone con disabilità psichica e con ogni tipo di disabilità, dove vengono creati dei percorsi formativi insieme alle aziende, le persone che sono vittime di violenza, un'attenzione particolare alle crisi aziendali. Votano contro le opposizioni di centrodestra, ma un contributo al dibattito arriva con la proposta della consigliera Tozzi, un documento che è stato approvato all'unanimità. A questo aumento sia delle risorse in organico e naturalmente anche dei costi deve corrispondere dal nostro punto di vista anche un efficientamento della macchina. Questo significa che ARTI deve funzionare come strumento insieme ai centri per l'impiego per favorire quanto più possibile l'occupabilità. In questo senso io credo che l'ordine del giorno che è stato approvato anche dalla maggioranza sposi questo tipo di approccio, perché è impensabile investire risorse in un sistema che non funziona. Io credo che questa sia una sfida che riusciremo a vincere. In questo senso monitorare l'attività di ARTI è fondamentale. Lungo è partecipato anche il dibattito sulle adozioni dei bambini. C'è una proposta del Partito Democratico per spingere ad allargare le maglie e consentire l'adozione anche ai single. Noi partiamo dal centro, che è quello dell'amore verso il bambino, e secondo noi, visto che visti gli esempi dei maggiori paesi europei, dalla Francia alla Germania, all'Inghilterra, alla Spagna, che hanno leggi più avanzate e che tutelano maggiormente il bambino e danno più possibilità di adozioni e ampliano la platea delle persone che possono richiedere l'adozione di un bambino o di una bambina, chiediamo in quell'impegnativa che la Giunta regionale si attivi presso il Governo e presso il Parlamento per dare seguito a questo nostro atto. Il tema meriterebbe una riflessione più articolata, contestano i consiglieri di Lega e Fratelli d'Italia, che fanno queste obiezioni. In Italia ci sono decine, centinaia, nel mondo milioni di bambini che non possono essere adottati per un mostro che si chiama burocrazia e che impedisce l'adozione. La priorità deve essere questa, poter fare adottare le decine, le centinaia di migliaia di bambini già nati che oggi non possono essere adottati per colpa della burocrazia. La mozione di oggi era altro, era un putpurri in cui all'interno c'era anche questo principio condivisibile, ma si faceva altro. Si parlava del tema delle adozioni dei single, che è un altro tema importante, perché io non sono ideologicamente contrario al fatto che un single non possa adottare un figlio, perché probabilmente ci sono single in Italia in grado di dare a un bambino preso in adozione una vita mille volte più dignitosa di quella che farebbe senza avere un'adozione alle spalle. Ma quella mozione lì era altro, era una mozione ideologica che serviva a portare sul tema, sul tavolo del dibattito, il tema dell'adozione da parte delle coppie omosessuali. Da un tragico fatto di cronaca avvenuto nel giugno scorso nell'Aretino, quando un 21enne morì folgorato dai fili dell'alta tensione mentre stava pescando, nasce un'iniziativa che trova tutti d'accordo. Qui se ne fa portavoce il capogruppo del PD. Chiediamo che si intervenga presso il gestore dell'infrastruttura elettrica affinché vengano messe delle protezioni, vengano quantomeno messe tutte le indicazioni di attenzionamento perché non ci si avvicini a pescare in questi luoghi, fino anche a vietare la pesca nelle more della messa in sicurezza
tenendo le distanze di sicurezza proprio per evitare questi fatti. Non si può morire così andando a pesca rimanendo folgorati semplicemente perché utilizzando una canna in carbonio. Mi sembra veramente inammissibile. Dovremmo investire pesantemente per la sicurezza. Quindi al di là delle mozioni di atti di indirizzo cui noi abbiamo dato il nostro favorevole voto, dobbiamo metterci i soldi per aumentare la sicurezza. I cittadini devono vivere sicuri. Parliamo poi di cultura e di un'istituzione fondamentale nella nostra regione, il Pecci di Prato. Dopo i due licenziamenti per ragioni di bilancio sale la polemica e la questione rimbalza naturalmente in consiglio. Il problema dei due licenziamenti ha fatto scoperchiare un po' tutte le problematiche che c'erano sotto e quindi stanno venendo un po' a galla. Il presidente Gianni ci ha detto in consiglio che ci saranno degli incontri a breve tra lui e il sindaco di Prato e poi anche con il consiglio d'amministrazione, che però credo sia già scaduto, debba essere rinnovato, e io spero che verrà rinnovato con buon senso, perché ci vuole una persona, ci vogliono delle persone che sanno gestire questi luoghi, altrimenti diventano luoghi dove i soldi si sperperano. Il Pecci è stato quello che ha ricevuto il minor taglio rispetto ai tagli che sono stati fatti dalla Regione Toscana per purtroppo esigenze di bilancio, però è stato quello a cui è stato tagliato meno di tutti. Quindi questo vuol dire che c'è un'importanza e una centralità di questo museo all'interno della Regione Toscana. Quindi bisogna mettersi tutti insieme, perché non basta un centro, non basta un bravo dirigente, non basta un bravo direttore, ma ci vuole che tutte le forze che stanno intorno a questo museo si mettano insieme e ne creino il rilancio. In primis l'opinione pubblica, e quindi un appello perché si vada al Pecci e perché si valorizzi questa importante istituzione. A proposito di cultura, assume particolare rilievo la presentazione del libro curato da Katia Ferri, Elena Michelagnoli e Monica Valentini, Il cuore in Toscana, il fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico. L'inventario archivistico è di Margherita Cricchio e Agnese Lorenzini. Il fondo è tra i primi tre archivi al mondo ed è disponibile al pubblico dal 2019, ora sarà ancora più condivisibile da tutti. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi e il valore della libertà, il valore della memoria ha bisogno di essere coltivato, e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte di questa biblioteca, di questi spazi, del nostro archivio in tutto il mondo. Oggi è una giornata bella, importante, è un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. L'archivio è disponibile anche online, anche sul sito del Consiglio regionale, e sarà sempre più fruibile da tutti. È possibile per chiunque, quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti, ci sono due pagine dedicate, una della biblioteca e una del Consiglio, e c'è un indirizzo mail comune al quale far riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza. L'indirizzo è fondofallaci@consiglio.regione.toscana.it. Tra i grandi artefici del progetto del Fondo Fallaci, nato nel 2006 dopo la scomparsa della scrittrice, ci sono Riccardo Nencini, insieme al suo portavoce dell'epoca, il giornalista Ligicioni. Una ricchezza documentaria intanto straordinaria, perché si aggiunge al lavoro già fatto da Monsignor Fisichella, le donazioni di Oriana a Monsignor Fisichella, e poi i fondi e le carte che ha Rizzoli, per Rizzoli Oriana ha scritto costantemente per una vita intera. Però c'è un tassello toscano a questo punto importante. Perché? Perché Oriana sta a Firenze come Henry Ford sta a Detroit. Senza Detroit non c'è la Ford, senza Firenze non ci sarebbe stata questa Oriana, quindi avere il fondo in Consiglio regionale è la cosa giusta. Questa è una giornata storica, dice Edoardo Perazzi, nipote d'erede universale di Oriana Fallaci e curatore del suo lascito. Il fondo fiorentino, che si aggiunge a quello americano della Boston University e a quello della Fondazione Corriere della Sera, è il più ricco.
La memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi ultimi anni, e rappresenta tanto per i suoi lettori, una presenza affettuosa, costante, una compagnia. In generale diciamo che è una presenza severa e così, però anche di esempio e di insegnamento. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata, perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. A Sinalunga in provincia di Siena dal 30 settembre al 3 ottobre, poi il 7 e l'8 ottobre c'è la Fiera alla Pieve, manifestazione con una tradizione ultracentenaria che fa conoscere il territorio, le sue bellezze, le sue ricchezze, ben oltre i suoi confini. È soltanto la fiera del comune di Sinalunga, è un appuntamento atteso da tutta la Val di Chiana, senese e anche aretina, perché comunque raccoglie tantissime persone ed è questo l'aspetto forse più importante, la convivialità che questa fiera raccoglie, una fiera centenaria che nel tempo ha cambiato modalità e forme di espressione, ma che è stata resa sempre attuale appunto dall'offerta e dagli espositori e da tutti gli eventi che l'hanno caratterizzata. È tutto pronto anche per l'edizione 2023 della Montepulciano Run, corsa podistica tra vigne e colline del vino nobile, in calendario dal 29 settembre al 1 ottobre. La presentazione anche in questo caso si è svolta a Palazzo del Pegaso. Non è soltanto sport, è qualità della vita e l'attenzione ovviamente a temi di carattere sociale è importante, ma soprattutto una grande anche opportunità di promozione, perché poi è evidente che correre tra le vigne e le colline della Toscana, in particolar modo a Montepulciano, è già di per sé una dimensione di altissima qualità, di bellezza e un connubio sul quale ovviamente l'ufficio di presidenza nella sua completezza ha voluto dare sostegno e promozione. Torniamo indietro di qualche giorno e andiamo nell'entroterra pisano, a Marti, nel comune di Montopoli, dove è stato inaugurato un gioco inclusivo finanziato con le risorse del bando Rigenerazione Toscana. È collocato nel centro della frazione, è molto attrattivo per i più piccoli, soddisfattissimo il sindaco. Borghi storici sono solitamente borghi piuttosto piccoli e quindi ancora si usa ritrovarsi in piazza, si usa conversare, si usa stare insieme, si usa condividere anche le proprie cose quotidiane, per cui è una piazza inclusiva e quindi abbiamo pensato di porre un gioco che così dovesse essere, un gioco inclusivo. Il presidente del Consiglio regionale torna ad evidenziare l'importanza della scelta di investire sulle giovani generazioni e sui loro spazi di socializzazione. Noi in questi anni abbiamo deciso di finanziare con la riduzione dei costi della politica iniziative che danno risposte piccole ma importanti, concrete ai nostri territori. Questo è un parco giochi inclusivo, ne abbiamo realizzati tanti in Toscana e questo è un modo perché possiamo davvero dare risposte alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che hanno bisogno del nostro sostegno. Concludiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo, 29 settembre, sempre dopo il TG della sera alle 21.10 circa, ma prima rivediamo le immagini del premio Le Ali del Pegaso che è stato consegnato ad Alessandro Dioni, il 16enne di Arezzo che ha salvato da un infarto il papà di un suo amico. Il servizio nei nostri TG e in Regionando ha suscitato molto interesse nei telespettatori di Telegranducato, un gesto spontaneo che sembra eroico ma che a lui aveva anche detto, e lo ascoltiamo, non ha cambiato la vita. Sicuramente mi ha segnato e me lo porterò per sempre dentro e sicuramente non dico di essere più responsabile o nulla, ma alla fine, a parte il boom giornalistico che c'è stato, non mi ha cambiato molto, a parte la prima settimana che magari qualcuno mi fermava e faceva complimenti, sei quel ragazzo che ha salvato Marcello, però se no non è cambiato molto, diciamo.